Ciao e benvenuto. Continuiamo questa piccola serie su Panorama. Allora, template e access list e policy. Facciamo subito le policy che è più veloce. Allora, vi faccio vedere una cosa. Qui con la mia licenza di appunto Panorama. License. Io qui ho, come vedi, la licenza completa e non solo, ma sul firewall device license. Qui ho praticamente il full license, premium support, global protect, autofocus, wildfire. E poi dopo DNS security, URL filtering, eccetera, threat prevention, eccetera, eccetera. Quindi ho tutte le licenze di Palo Alto per questo firewall. Ovviamente sono trial. Allora, vediamo un attimo. Se torniamo su Panorama, se io vado su policy sotto a Malta Firewall, che è il mio template che andiamo a vedere subito. Se io clicco qui su Internet ACL, che è la policy che mi permette di andare su Internet, se io vado su Action, allora di default la troviamo così, cioè Profile Settings, non, cioè non c'è niente. Io gli dico default, scusatemi, Profiles. Bene, qui c'ho antivirus default. Perché Palo Alto può fare anche l'antivirus, nel mentre passa il traffico lui lo ispeziona. Vulnerability protection default o strict, cioè più forte, più attento, diciamo. Poi abbiamo gli spyware default, URL filtering default, che è quello di base, che ovviamente su un altro video sul canale che è Palo Alto URL filtering trovi come configurarlo e poi premiamo ok. Un piccolo appunto, qui log forwarding to panorama, gli devo dire di no, non posso sfortunatamente fare il forwarding dei logs dal firewall, quindi questi, a panorama perché c'ho un piccolo problema di risorse, viene richiesto almeno 8 core del processore e io non ce l'ho. In più altri 50 giga di spazio disponibili dedicati ai logs e non ho neanche quelli, quindi non posso farlo. Premo ok e come vedi qui mi dice profilo antivirus, anti-spyware, vulnerability protection profile, eccetera, eccetera. Bene, ora ti faccio vedere una cosa. Facciamo finta che vado qui sulla dashboard. Qui vedi URL filter logs, non c'è niente. Qui data logs, vedi gli ultimi logs che ha fatto, vedi Microsoft PA file, Google update, setup. E sono il traffico che il Windows ha generato. Bene, facciamo finta che io voglio andare su un sito porno. Quindi scrivo porno. E facciamo finta che io voglia aprire questo file. Vedi? The site cannot be reached perché Palo Alto lo ha bloccato. Vedi? Il nome del sito, categoria adulti, bloccato. Poi, chiaramente, io posso vedere chi è stato ad accedere a questo sito. Basta andare qui su URL filtering e vediamo che il computer 100.100, cioè questa macchina Windows qui, ha provata destination, è andato qui su questo sito SSL, ok, HTTPS e l'URL è bloccato. Chiaramente, se collego il firewall a Active Directory, in quel caso source user vedo anche lo username della persona, che in questo caso non è collegato. Ma volendo lo potremmo fare in un altro video. Ok, torniamo a noi, i template.
I template funzionano in questo modo qui, che ti faccio vedere subito. Allora, andiamo su Panorama. Andiamo su Template. Ora io qui ne ho creati alcuni. Ho creato un template che si chiama Global, un template che si chiama Malta Template e questo Malta Stack. Malta Stack riunisce, incorpora sia Global che Malta Template. Bene. A questo punto, come si possono usare questi template? Questi template si possono usare perché, per esempio, io posso distribuire a livello globale, facciamo finta che io abbia 10 firewall, e su questi 10 firewall io voglio configurare delle zone che sono comuni a tutti i firewall, oppure delle policy che sono comuni a tutti i firewalls, perché chiaramente, per esempio, se io ho qui su Malta Firewall io ho le rules, le regole per il firewall di Malta. Se avessi un firewall in Italia, facciamo per esempio Roma, avrei o setterei delle regole apposta per il firewall di Roma e così via. Ma potrei avere, come spesso accade, delle regole in comune a tutti i firewall. Per esempio, che ne so, per esempio facciamo finta che ho delle regole in cui dico che i domain controller devono comunicare tra di loro. Quindi i domain controller di Roma devono comunicare con il domain controller di Malta e Malta deve comunicare con, facciamo, Dubai, Dubai con Roma e devono comunicare tutti tra di loro. Quindi io che faccio? Non è che mi metto a fare le stesse policy per tutti i firewall, ne configuro una per tutti. Allora, come si fa? Vado qui, clicco e invece di selezionare Malta Firewall, che è specifico per Malta, io seleziono Office Firewall e vedi che le policy qui non ce ne sono nessuna. Quindi cosa faccio? Prima di continuare facciamo una piccola cosa, fammi creare dei tag perché ti risulterà più semplice dopo nel vederlo. Facciamo finta che ho delle policy in comune, quindi creiamo un nome, diamo Global Policy, per esempio, e selezioniamo verde. Poi creiamo un altro e lo chiamiamo VPN Policy. Aspetta un attimo. È importante che ci sia shared qui, altrimenti non viene condiviso. Allora, aspetta un attimo. Allora, facciamo Global Policy. E gli do un colore. Poi dopo facciamo VPN policy shared e poi gli diamo un altro colore a caso. Poi facciamo un'altra policy e le chiamiamo DC, che sta per domain controller policy, e gli diamo un altro colore e basta. A questo punto torniamo anzi su Policy, Office Firewall, Add e creiamo la nostra policy, per esempio, come ho detto prima, quella dei DC. Quindi facciamo che la chiamiamo Crazy Net DC. Ora chiaramente questo è per fare il video, una dimostrazione, perché non ho degli indirizzi IP reali in questa rete perché ovviamente c'è soltanto un firewall. Quindi poi gli metto il tag Global Policy, poi facciamo source any, destination any, anzi facciamo source, quindi mettiamo un indirizzo IP, facciamo finta che sia 50.20 è la mia macchina reale di Windows sul mio laboratorio, quindi questa va bene. Chiaramente c'è una destinazione, facciamo
facciamo any, scusate, any, e poi qui diamogli un altro indirizzo IP di destinazione che facciamo finta che sia l'ufficio a Roma, diciamo che sia la rete 200. Punto, 100 domain controller application, e qui posso specificare che application voglio fargli passare. Se è Active Directory, chiaramente c'è LDAP, LDAPS, DNS, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, in questo esempio, gli dico any per motivi di tempo, quindi application default, action, se voglio, come ti ho fatto vedere precedentemente, specificare un profilo di sicurezza. In questo caso gli dico di no e premo ok e lui me la mette qui. Poi ti faccio vedere un'altra. Per esempio, se io volessi aggiungere un'altra policy qui, posso cliccare add e fare lo stesso procedimento. Ma c'è un piccolo ma. Potrebbe capitare che la policy però non ti vada sotto a questo tab, ma te la mette qui e ti crea un altro tab come Global Policy. Poi tu la devi spostare. Ora ti faccio vedere, guardiamo un po' se ce lo fa. Facciamo che Global Policy, questa chiamiamola DNS, poi io qui gli do Global, che a volte funziona, a volte no. Io spero che non funzioni, così ti faccio vedere come si sposta la policy, le policy. Any. Ok, l'ha messa qui, però potrebbe capitare che non te la mette dentro a questo tab. Allora te che fai? Di solito si fa così quando ce n'hai tante, no? Clicchi qui e gli dici append rule e la crei. Vedi, lui già te la mette come group rules by tag, poi qui gli specifichi il tag e continui. Poi continuiamo con le nostre policy. Facciamo policy A, tanto per farla breve, destination, select any, general, qui vediamo un po', abbiamo DC policy, poi ne creiamo un'altra, open rule, la chiamiamo B. Easy policy source, chiaramente questo è un esempio. Any, ok, e lui me la mette un'altra qua. Poi ne creiamo ancora un'altra e poi finiamo. C, any, destination, any, general, torna qui e questa è per le VPN policy. VPN policy, VPN policy. Ok, e qui le abbiamo. A questo punto si fa commit to panorama. Oddio, potevo fare anche commit to far, to, al firewall, ma eventualmente lo faccio appena finito questo. Ora, queste policy, guarda, ti faccio vedere questa cosa. Se io vado sotto a Malta Firewall, io le trovo qui, vedi? Global, DC e VPN Policy. E sotto a questa riga gialla c'è la mia policy per questo firewall, per il firewall di Malta, Internet. Quindi io poi potrò continuare a fare le mie policy, per esempio creiamo un altro tag, chiamiamolo, mettiamo che voglio fare VLAN 800. VLAN 800, che cos'è VLAN 800? VLAN 800 è il dipartimento IT. Anzi, visto che ho questo, lo faccio subito. 100. E questa non è shared, perché è solo per il mio firewall locale. Infatti, se vedi è Malta Firewall quassù, in alto. Mettiamo giallo, torno su Policy, Malta Firewall, Add,
Questa chiamiamola, per esempio, come la potremmo chiamare? Chiamiamola IT Access to Facebook. Facebook, per esempio, un nome a caso. Poi faccio tag, villancento, policy, villancento, source. Source, any, qui specifico la mia rete, quindi 100.0 slash 24, destination, any, destination la zona, poi il destination address. Ora, questo è Facebook, abbiamo detto, quindi o metto l'indirizzo, Facebook in questo caso è un esempio, sia chiaro, però. Se ho l'indirizzo IP, metto l'indirizzo IP. Chiaramente ad un sito internet non posso mettere l'indirizzo IP perché Facebook non ha solo un indirizzo IP. Quindi faccio qui in basso New Address, qui scrivo Facebook, poi qua vedi Type IP e Netmask o FQDN. E io metto Facebook.com. Per esempio, ti ripeto, questo è solo un esempio e faccio ok. It's not allowed. Fammi un attimo vedere. Perché non è allowed? The access to Facebook source. Ah sì, scusa, ha ragione, mi sono dimenticato lo zero qui. Perché io l'ho pensato, però non l'ho scritto, ok? E vedi che lui me la mette qui. Così, perché come ti ho fatto vedere nell'altro video, se io levo questo in basso, View Rules Base as Group, le vedo tutte così le policy, però insomma, un po' più complicato, sinceramente. Invece così è molto più ordinato. Quindi io qui ho la mia policy globale per internet su il mio firewall di Malta e poi qui io posso creare tutti i tab per tutte le mie policy nel mio firewall locale. A questo punto faccio un bel commit and push to Malta. Qui fai attenzione, qui c'è scritto commit all change o commit change by admin, in questo caso sono io. Cerca sempre di selezionare il tuo username perché se siete più di uno a lavorare, per esempio io e un collega, potrebbe capitare che il mio collega fa qualche cosa e io faccio un'altra cosa su due firewall diversi o anche volendo sullo stesso firewall. Se io gli dico commit all change, lui prende e me le manda a tutti i firewall. Invece io voglio soltanto inviare le mie, quindi faccio commit and push. Aspettiamo un attimo e guardiamo il risultato. Andiamo qui il risultato, policy. Aspettiamo un attimino. Guardiamo che è venuto fuori di qua. Dovrebbe avermi messo tutte le policy, spero. Eccole qua, vedi? Ecco qui le policy che abbiamo creato noi. E nell'ordine in cui le abbiamo create queste policy, che qui sul firewall locale appaiono così, mentre di qua le vediamo tutte belline ordinate. E praticamente è tutto quel che riguarda il template. I template, ovviamente posso creare anche un altro template. Intendiamoci, faccio un template per esempio zone,
faccio un zone, facciamo così, default zone, creo un altro template che si chiama default zone, vado su Malta Stack e faccio aggiungi default zone. Se poi io vado su network zone, qui ho Malta Stack, vedi default zone, non abbiamo niente qua. Io posso inserire, creare delle zone di default, per esempio facciamo che questa la chiamiamo VPN to Roma, Rome, layer 3. Poi dopo facciamo che io creo VPN to Dubai e layer 3, eccetera, eccetera, eccetera. Hai sicuramente capito. A questo punto io faccio commit and push, scusatemi, commit su panorama, e queste zone sono sotto il template default zone, non le vedo qui sotto Malta Stack che ho inside outside, ma se clicco su panorama template Malta Stack e faccio default zone, premo ok, se torno su zone le trovo anche sotto Malta Stack. A questo punto se io faccio commit and push, come già saprai, io le ritroverò sotto tutti i firewall. In questo caso è un solo firewall. Se avessi 10, 20, 50, 60 firewall, troverò tutte quelle zone sotto ogni firewall. Quindi network, zone, aspettiamo che carichi. Guardiamo. E poi concludo il video. Visto che siamo in chiusura di questo video, nel prossimo andremo a forse a collegare Palo Alto a Active Directory per user identification. Per far questo, non è proprio una cosa semplicissima, vedi? E eccole qui queste zone. Perché ho queste zone? Te faccio vedere. Perché sotto policy, guarda, sotto panorama, mettiamo caso io vado su policy. Facciamo finta che io creo un nuovo tab. Guarda, ti faccio vedere. Qui queste cose sono reali, eh? Si fanno nel mondo reale. Quindi vado qua su Office Firewall. Vado sotto Office Firewall perché non è detto che debba avere per forza quel tag sotto a Malta, posso averlo anche da un'altra parte. Comunque, VPN to Dubai, colore facciamo questo, aggiungi, vado su Malta Firewall. Creo un altro, scusate un attimo, VPN to Dubai, sì, mi sono un attimo perso perché ho visto Lorenzo che mi ha mandato un messaggio. Se vado su policy, faccio add VPN to Dubai, Dubai, tag ovviamente. E poi Dubai. Source. Bene, io qui seleziono Eni per comodità e poi qui io metto l'indirizzo sorgente di destinazione. Ma se voglio essere più specifico, gli dico VPN to Dubai. Indirizzo Eni, quindi tutti quelli che da tutti gli indirizzi che possono accedere alla zona
o alla destinazione che mi interessa per Dubai. Oppure mettiamo caso della mia rete interna /24 e qui metto destination any. Se non ho specificato nessuna destinazione, quindi VPN Dubai in questo caso, e poi qui metterò gli indirizzi IP di Dubai, per esempio 40.0/22, perché voglio accedere a tutta la rete. Poi applicazioni, mettiamo caso che io voglia accedere soltanto, far accedere gli utenti soltanto tramite HTTPS, in Palo Alto è SSL. Eccolo qua. E gli diamo ok. Ora, ultimo punto, se specifichi qui le applicazioni, questo lo devi lasciare così com'è e viceversa, perché non puoi fare tutte e due. E, cioè, tecnicamente te le prende queste modifiche, però poi non funziona. A questo punto fai commit and push e ci va tutto nel nostro firewall. Dicevo, per configurare l'Active Directory, quindi per configurare lo user ID, quindi per collegare il firewall Palo Alto a l'user identification, c'è bisogno del server Active Directory e fin qui in più c'è bisogno dell'agent di Palo Alto che va configurato su una macchina esterna, quindi su un altro Windows server. Ora io ci proverò, però le mie risorse di questo a mia disposizione stanno terminando e quindi non so se ce la faccio a caricare tutto. Se io poi vado qui, faccio refresh, dovrei avere la mia nuova policy a un certo punto. Vediamo se ce la dà. Allora, guardiamo un attimo, refresh. Eccolo qua, VPN to Dubai. Perfetto. Per il momento è tutto, ti ringrazio di aver guardato questo video. Se hai dei commenti, scrivi pure. Oppure puoi fare il join al gruppo Telegram. E al prossimo. Ciao!